Ben trovati, sono le 17:50 minuti e ultimo appuntamento settimanale con Linea Calcio, il Napoli inteso come Luciano Spalletti, quindi come staff tecnico tornerà a prendere la parola domani alle 14:30 a Castelvolturno, conferenza stampa necessaria per presentare l'ultima partita agonistica, l'ultimo impegno agonistico di questa stagione per gli azzurri, domenica a mezzogiorno e mezzo al Picco contro lo Spezia, già abbondantemente salvo. Vi ricordo naturalmente che alle 11:45 di domenica noi saremo in diretta con Energia Azzurra, quindi Peppe Quintale e tutta la squadra al completo, con Italia Mele, che oggi ha realizzato un super lavoro in giro per Napoli ma anche in visita a Castelvolturno, inviata naturalmente al seguito della squadra. I temi innanzitutto il mercato, le considerazioni che sono state anche di Aurelio De Laurentiis in mattinata. De Laurentiis si è espresso a proposito della situazione contrattuale di Kalidou Koulibaly, arcinota, perché il comandante, nell'etichetta che gli è stata associata, affibbiata da Luciano Spalletti, ha contratto in scadenza nel 2023. I suoi procuratori non prendono neppure in considerazione l'ipotesi di una spalmatura, di un ingaggio che è molto alto, è il più alto tra i calciatori della Rosa, e De Laurentiis dice: liberissimo Koulibaly, giocatore eccezionale, simbolo di questa piazza e di questa squadra, di fare le sue valutazioni, perché noi non abbiamo mai costretto nessuno a rimanere qui contro la propria volontà. E il messaggio è chiaro, il messaggio che il presidente lancia al calciatore e al suo entourage: si parla o si parlerà di rinnovo soltanto sulla scorta, sulla base di un ingaggio sensibilmente più basso rispetto a quello che oggi percepisce il calciatore senegalese. E detto questo, c'è una situazione che va vagliata anche per Dries Mertens, che è stato l'ultimo, per le notizie che mi arrivano da Italia oggi, da Castelvolturno, a lasciare il centro tecnico tra i calciatori del Napoli. Probabile che si stia parlando, no, del suo contratto. Non è solo una questione di soldi. Per Dries Mertens l'offerta del Napoli è prossima ad 1,5 milioni di euro a stagione, ma Dries, che evidentemente si sente ancora non bene, benissimo, è in grado quindi di dare un apporto importante alla squadra, vorrebbe sapere, vorrebbe, non dico delle garanzie, ma conoscere un attimino il ruolo che il Napoli tenderebbe insomma a segnargli per la prossima stagione. Le trattative sono aperte e ci sarebbe anche l'interesse, l'interessamento forte della Lazio e soprattutto di Maurizio Sarri per Dries Mertens. Sarri, che inventò Mertens falso 9, no? Punta centrale, nel momento in cui al Napoli erano venuti meno contemporaneamente sia Arek Milik che Manolo Gabbiadini. E intanto Lozano si è operato alla spalla, intervento riuscito, quindi per il messicano ora soltanto riposo e poi riabilitazioni in tempi più o meno lunghi, e tante altre situazioni da vagliare. Facciamo gli auguri intanto a Piotr Zielinski, che oggi compie 28 anni, e il focus che proporremo nella pagina sportiva del TG richiama Piotr Zielinski, perché nell'assetto della mediana oggi la gerarchia è abbastanza chiara. L'insostituibile è divenuto Stanislav Lobotka, che è vero e proprio metronomo e punto di riferimento e centralissimo nelle geometrie del Napoli in quella zona di campo. Molto molto bene, si è affiancato da Anguissa e Fabian Ruiz. Ecco, questo è l'assetto, ve lo chiedo naturalmente, che ha convinto più degli altri. Non a caso i risultati importanti sono arrivati quando Spalletti ha dato fiducia ai tre, con situazioni diverse, contrattuali anche diverse. Allora, per Anguissa abbiamo appreso da De Laurentiis che il Napoli procederà con il riscatto a giugno da 15 milioni presso il Fulham, che è il club proprietario del cartellino di Zambo Anguissa, che è stata una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Per Fabian Ruiz situazione analoga a quella di Koulibaly, contratto in scadenza nel 2023, contratto in scadenza nel 2023, dicevo, e per Fabian, che guadagna un contratto da 1,8 milioni a stagione, insomma è giusto che si parli dell'eventualità di un rinnovo, non facile. Poi partirebbe soltanto per un'offerta prossima ai 35-40 milioni, dovesse questa arrivare soprattutto dalla Spagna, dove ha grande gradimento. Centrocampista che secondo me è oggi uno dei centrocampisti qualitativamente più forti della Serie A,
a patto naturalmente che gli si dia anche una mano, si blindi la sua qualità. Non è stato di certo favorito nell'assetto a due di centrocampo Fabian Ruiz, ma le sue potenzialità sono assolutamente indiscutibili. E arriviamo a Piotr Zielinski, che oggi compie 28 anni, gli facciamo tantissimi auguri. Che fine ha fatto Zielinski? Evanescente, per lunghi tratti della stagione scomparso letteralmente dai radar, scivolato nelle gerarchie di Spalletti, ha avuto problemi personali, ha avuto problemi fisici, ma per troppo tempo è passato come un asino in mezzo ai suoni. Quindi vi chiedo, Zielinski è un calciatore con tutta la sua qualità, perché parliamo di uno che usa destro e sinistro alla stessa maniera, che ha una propulsione, una progressione che è difficilmente contenibile, che ha un tiro efficacissimo, tutte cose che da troppo tempo non vediamo. Zielinski è uno dei sacrificabili tra i calciatori del Napoli? Vi chiedo, e poi tutto quello che ne segue, naturalmente con l'attenzione destinata per ovvia ragione a Osimhen, che può essere l'ago della bilancia, perché Victor Osimhen, che ha un rendimento realizzativo nel girone di ritorno di questa Serie A secondo soltanto a Lautaro Martinez, perché ha segnato 9 gol, Lautaro ne ha messi a segno 10 nel girone di ritorno, e non consideriamo i calci di rigore. Beh, Osimhen, del quale si è espresso e sul quale si è espresso questa mattina Aurelio De Laurentiis, è uno che ha fatto cose notevoli, per quanto abbia avuto problemi anche gravissimi, perché l'infortunio che ha subito non so in quanti calciatori, in quanti atleti lo avrebbero metabolizzato così velocemente. Però Osimhen si muove o si muoverebbe soltanto per 100 milioni o su di lì, no, giù di lì. È chiaro che con 100 milioni non solo il calciatore deve andare, ma il Napoli potrebbe poi reinvestire per prenderne non soltanto uno, magari per prenderne due forti, magari in due zone di campo diverse. Ha parlato anche l'agente di Mario Rui, ma di questo parliamo tra pochissimo. Andiamo al telefono e apriamo ufficialmente la nostra interazione. Pronto? Pronto, Silver? Sì. Rosario da Pozzuoli, Silver, buongiorno. Che piacere, Rosario, come stai? Ciao, è tutto bene. Silvia, no, io sul problema dei rinnovi, io sto avendo diversi dubbi, perché una società che vuole puntare allo scudetto, cosa che in effetti i tifosi si aspettano l'anno prossimo, deve partire da elementi certi, cioè da un'ossatura della squadra. Questi alti e bassi sui rinnovi, non si sa chi resta, chi va via, ma denota anche una mancanza di strategia, diciamo, non so, anche per sanare questa frattura con i tifosi stessi. Cioè, voglio dire, noi apprendiamo chiaramente, se vanno via questi giocatori, la società deve essere già pronta a trovare o ad avere individuato quegli elementi che devono sostituire i titolari. Io non lo so se questo c'è, o si va, diciamo, a tappe, senza sapere dove si va. Questo vorrei capire, hai capito? Sì, no, però Rosario, ti dico che comunque non è che De Laurentiis ha detto che Koulibaly è venduto. No, secondo me semplicemente ribadito quello che era il concetto di partenza della scorsa annata: qui nessuno è incedibile o qui nessuno rimane contro la sua volontà. Ma mi pare, secondo me è giusto, non è un concetto sbagliato. Poi non è che ha venduto già Koulibaly, ma Koulibaly, ecco, Rosario, analizziamo insieme le situazioni. Koulibaly è classe 91, è scadenza 2023, è in attesa anche il ragazzo di firma del contratto della vita, no, il contratto importante. E secondo me, io mi metto un po' nella testa di Koulibaly, no? E lo apprezziamo tantissimo, è il comandante, è il simbolo, e De Laurentiis, tra poco lo ascolteremo, dice, ma sta a lui decidere se vuol continuare ad essere il simbolo di questa squadra, oppure, ma perché Koulibaly non dovrebbe pensare o ambire di andare in un grandissimo club europeo per provare a vincere? Si parla del Barcellona, ma ci potrebbero essere club inglesi. Secondo me sarebbe anche naturale. Non lo so, No, io volevo puntualizzare questo, che la società
se deve rinnovare, se questo è l'anno del rinnovo, parlasse chiaro con la tifoseria e dice: guardate, questo è l'anno del rinnovo, molti vanno via, quindi dobbiamo rinnovare la squadra. Allora chiaramente uno comincia a aspettare i tempi tecnici per avere una squadra competitiva, perché se vanno via i migliori non è detto che quelli che arrivano possono competere e migliorare la situazione della squadra, cioè la forza della squadra per competere, perché noi andremo a affrontare un campionato con squadre molto più forti, quel Milan, l'Inter, la Juventus sicuramente si rafforzerà, quindi noi dobbiamo avere già delle idee chiare dall'inizio della Rosario, ma non è detto noi. Cioè, la cosa importante è che le idee chiare le abbiano in società e in totale accordo con lo staff tecnico. E non, certo. Allora, avendo visto Spalletti rasserenato, io ti dico la verità, di questa società fino a prova contraria mi fido. Sai perché? Perché c'è la storia che parla per loro, e per storia intendo i risultati. Non hanno mai operato da sprovveduti. Io mi ricordo una sola stagione dove si è arrivati a fiato corto, te la ricorderai anche tu, la seconda di Benitez, quando si perse il match con l'Athletic Bilbao. Lì sì. si era andati dietro ad un centrocampista che avrebbe dovuto essere Fellaini piuttosto che Lucas Leiva, sì. Poi alla fine arrivò David Lopez, che in quella lista era 16°, 17°, 18° nella lista di gradimento di Benitez. Però non hanno mai fatto le cose in maniera così da sprovveduti, e dico anche che la rosa di quest'anno era una rosa molto competitiva. Sicuramente alcune situazioni ormai sono arrivate al nodo, ecco, parlavo di Zielinski e bisogna fare una valutazione, parlavo di Koulibaly e va fatta una valutazione, parliamo di Fabian Ruiz e va fatta una valutazione, perché o rinnovi a cifre, però le cifre sono fondamentali. Se lui o questa società ti dice che ci sono dei paletti, perché la priorità è comunque tutelarsi e tutelare la dimensione, e noi non possiamo andare in casa ad altri o a dire no, devi spendere questo quando invece hai un'altra intenzione. L'importante... Vai, scusa. Volevo fare solo due domande veloci e lascio spazio agli altri. Che ne pensi di Lozek, questo attaccante dello Sparta Praga, che sì. Ho visto che è abbastanza forte il suo ragazzo, e su questo in effetti il Napoli potrebbe in effetti puntare per migliorare l'attacco, perché veramente è forte il suo ragazzo, mi piacerebbe molto vederlo. Vabbè, se Petagna va via, probabile questo potrebbe essere un'alternativa. Non un titolare, però insomma una persona, un buon sostituto. Sì. E poi volevo chiedere un tuo parere. Sto notando che nelle conferenze post gara non vengono più fatte domande tecniche nello specifico all'allenatore, cioè manca quella. Io vedevo le vecchie conferenze stampa precedenti, molto spesso manca di addentrarsi nel problema tecnico, o forse perché si ha timore di colpire la sensibilità dell'allenatore, non so, no. Ho l'impressione che a volte non si affronta tecnicamente i vari problemi della partita, cioè questo il fattore tecnico non viene affrontato. Si parla molto sommariamente dei giocatori, però non si va in profondità al problema tecnico. Non so che ne pensi tu di questo. Ti rispondo. Grazie, intanto ti ringrazio molto, Rosario. È arrivato anche Maurizio Zaccone, che tra poco si accomoderà, ma mi fiondo nel salotto di casa Mele, non la mia, ma di mia sorella acquisita. Italia, come stai? Buon pomeriggio. Ciao Silver, buon pomeriggio, tutto a posto, grazie. Complimenti intanto per il giro del mondo che hai fatto questa mattina, Napoli rivisitata praticamente in quasi tutti i suoi quartieri, e hai incontrato il presidente De Laurentiis, ti sei fiondata a Castel Volturno dove hai incontrato Domenico Sepe, quindi lanceremo tutti questi contributi e vabbè, sarebbe quasi scontato chiederti se sei stanca. No, un po' stanca, anche perché ti aspettavi altro, ti aspettavi un'altra domanda. No, anzi, perché questo dimostra che tu ti preoccupi per me, al di là di tutto. No, io i primi caldi non li sopporto, veramente sono pesanti da affrontare, però
si fa sempre tutto con grande entusiasmo, allora si supera la fatica, non interessa ai nostri telespettatori quanto sia più o meno stanca. Devo dire che è stato sicuramente interessante molto tutto, anche cogliere poi un po' di interpretare un po' quelle che sono state le risposte del presidente De Laurentiis, ma anche cercare di capire l'atmosfera che si respirava a Castelvolturno, perché come tu giustamente hai detto, noi siamo andati anche lì per il penultimo giorno di scuola, se si può così dire, perché poi domani ci sarà comunque l'allenamento, è confermato. E mi confermi che l'ultimo ad uscire tra i calciatori è stato Dries Mertens. Allora, io sono andata via prima che Dries Mertens uscisse, quindi io a tuttora non ti so dire se Dries Mertens sia ancora all'interno di Castelvolturno, ma immagino di sì, perché sono passate tantissime ore, quindi immagino sia andato via. Sicuramente lui si è trattenuto oltre il tempo dovuto, perché comunque si trattava di un allenamento che è finito, in pratica sono andati via tutti quanti, hanno cominciato ad andare via intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, e quando noi siamo andati via a nostra volta erano passate già un paio d'ore, da allora erano le 14:30 passate e Dries Mertens era ancora all'interno, e poi ho verificato che addirittura alle 16 era ancora lì, quindi sicuramente si stava ragionando e questo secondo me è un aspetto importante, perché il presidente aveva detto che voleva trattare questo argomento prima che appunto ci fosse rompete le righe, quindi vedremo un po' poi che cosa ne verrà fuori. Bene, sono molto contento di ritrovare qui in studio il vecchio Zac. Grande Maurizio, come stai? Tutto bene, saluti a Italia e saluti a te Silver e agli amici da casa. Piacere di ritrovarti. No, contentissimo di ritrovarti, una delle menti e delle penne, anche se oggi si dice tastiera, effettivamente, più ispirate che ci sono dalle parti nostre. Abbiamo da rispondere a un bel po' di domande. Intanto sono in obbligo io di farlo nei confronti di Rosario, che chiedeva Lozek è un attaccante bravo dello Sparta Praga. Chiariamo subito il concetto, ho provato già a farlo in apertura. A chi parla di eventualità di rivoluzione, non credo, non penso, però ragazzi, il mercato detta i ritmi, detta i tempi, il mercato inteso come soldi che ti vengono offerti. Parliamo in maniera, lo so, è veniale, poco piacevole, ma si ragiona così. 100 milioni per Osimhen e Osimhen prende e va, non si discute. 100 milioni dovessero entrare, cosa non facile, ma non impossibile per le potenzialità del calcio inglese, della Premier League, che già ci ha provato nello scorso gennaio col Newcastle, oggi si salirebbe con i calibri del Manchester United o dell'Arsenal, e quindi lì devi aspettare il mercato cosa dice. Naturale che se parte Osimhen devi rimpiazzare Osimhen con un attaccante che sappia far gol, che non potrebbe essere Lozek, per quanto bravo questo ragazzo dello Sparta Praga. Ok, c'è da sostituire Lorenzo Insigne, e per quello che ho raccolto io, non solo i video di YouTube, perché lì si condensa in un solo video il meglio di un calciatore, Kvicha Kvaratskhelia. Complimenti, davvero. Kvaratskhelia. È questione di interpretazione, Ita. Lo so che il professore di georgiano che hai contattato tu ti dice Kvaratskhelia. Io ho sentito in diretta, guarda Linea Calcio cos'è. Un signore chiama qui e dice: ti posso passare la mia collaboratrice domestica che viene da lì? Kvicha. Vabbè ragazzi, quando verrà poi glielo chiederemo, però lo scopriremo. Più o meno ci siamo capiti, è forte. Cioè si dice un gran bel, gli esperti, almeno quelli che lavorano col calcio, che vivono di calcio, dicono che questo qui è molto forte. Poi naturalmente ragazzi, va visto, è il campo che decide. La preoccupazione del tifoso è: ma si va verso la rivoluzione con la Champions che abbiamo ritrovato, perché De Laurentiis, se tra poco lo riascolteremo, dice così anche per Koulibaly, ma ripeto, Koulibaly e Fabian sono scadenza 2023, quindi lì una riflessione va fatta se vuoi evitare che si finisca. La paura è legittima, Silver, lo dobbiamo dire, la paura, il timore, diciamo così, o quantomeno la curiosità di capire a cosa stiamo andando incontro, il Napoli del futuro quale, perché
Il Napoli è sempre stata ed è una società sana che non ha mai avuto bisogno di fare rivoluzioni per stare a galla, perché a galla c'è sempre stata, egregiamente voglio dire sotto il profilo economico. Il profilo della società è stato, di fronte a offerte indecenti, noi le valutiamo esatto. Tutte. L'incedibilità, in senso... non c'è più. Non è mai esistita, perché il Napoli ha sempre detto, noi facciamo business, quindi è ovvio... No, però aspetta, scusami se ti interrompo, Maurizio, poi sentiamo anche Italia. Lo scorso giugno, ti ricordi la conferenza del St. Regis che fu un po' inedita? De Laurentiis si rimprovera una cosa. Dice, per Koulibaly io vi dico che ho rifiutato 80 milioni e questo non succederà più. Cosa, io mi collego a quello che dici tu. Prima di questo il Napoli forse aveva, aveva deciso di condurre il mercato in questo modo. La squadra è questa, io i grandi giocatori li tengo, me li porto avanti a meno che non arrivino offerte indecenti, con le quali rifondo la squadra, risano, rimpingo le casse e vado avanti nel mio progetto. Quindi con serenità il Napoli rifiutò offerte mostro per Koulibaly, prima ancora di quegli 80 ci furono i 56 del Chelsea, ricordiamoci che poi quei soldi in quel contesto storico specifico erano molto più tantissimi di quanto lo sono adesso, certo. Esattamente. Francamente io ho dubitato, ho detto ma davvero ha rifiutato questi soldi, segno che vuol dire che o mi dai tanto davvero o da qui non se ne vanno, problemi non ne ho. Tutto questo fino all'anno scorso. Esatto. L'anno scorso la società ha parlato in maniera forse leggermente criptica ma per me chiara e ha detto che sono tutti in vendita. Dobbiamo abbassare il monte ingaggi, non va bene il Napoli così com'è, quindi quello che arriva ci prendiamo. Quindi cerchiamo di non rinnovare, perché alla fine Insigne sarebbe stato rinnovato alle loro condizioni, però esatto. La cessione andava più che bene perché a quelle condizioni il Napoli non lo voleva Insigne. Così come Manolas l'avrebbero regalato pur di levarsi un peso di ingaggio, e di quello si sarà pentito caro Amaro De Laurentiis all'atto della firma di aver messo un ingaggio così pesante. Ghoulam, Malcuì verranno rimpiazzati quando finiranno i loro contratti, la politica è chiara. E c'è, a conferma di tutto questo ci sono le dichiarazioni di Spalletti a fine campionato. Per me ha parlato sempre benissimo Spalletti, poi verso la fine ha sentito il bisogno di dover parlare di vetrina, di giocatori che adesso avranno richieste. È stato un messaggio chiaro, ha detto a me questo è stato chiesto, di mettere in evidenza i giocatori che l'anno scorso erano già in pseudovendita, ma nessuno le ha richiesti. Adesso avranno le richieste necessarie. Quindi più che rivoluzione, il Napoli vuole fare cassa. Ha deciso che il rosso in bilancio dell'ultimo anno è un qualcosa che non deve mai più ripetersi, serve abbassare il monte ingaggi e avere denaro in cassa. Poi è chiaro che parte di quel denaro verrà reinvestito. Come verrà reinvestito? Questo lo scopriremo pian piano. Certo, i nomi che stanno girando sono incognite, anche il talento georgiano, non mi azzardo nemmeno a pronunciare il nome, è un'incognita non fosse altro del campionato dal quale proviene, quindi magari come ci è andata bene con altri ci andrà bene anche con lui o magari no, però il Napoli non va su un stato sicuro, non va esatto. su un qualcosa di certo, a meno che non si incassino poi altri tipi di operazioni, poi vedremo. Vedi il capolavoro che è stato fatto con Anguissa, esatto. Ma non può succedere sempre, certo. Perché con Anguissa hai fatto un grandissimo colpo e devi andarlo a riscattare a giugno. Il presidente ha dato rassicurazioni che si farà e si deve fare. È perché è un'occasione che ti capita. Avere un giocatore del genere, riscattarlo alla cifra pattuita, è un'occasione per te. Se la perdi vuol dire che non ti interessa proprio, voglio dire, rinforzare la squadra, e non è così sicuramente. Allora, Ida, hai ascoltato Maurizio? Poi torniamo al telefono, condividi? Ho ascoltato tutto, sì, condivido. Io credo che comunque alla fine la motivazione del budget e del taglio dei costi fissi sia quella più importante di tutti, per cui quando tu ti liberi di una serie di ingaggi particolarmente onerosi fino ad arrivare alla cifra più o meno di 80-85 milioni hai raggiunto il tuo scopo aziendale da questo punto di vista. Però bisogna capire come ci arrivi. Perché secondo me la domanda da porsi è questa, secondo me, poi per carità voi mi direte se siete d'accordo con me o se la pensate diversamente. Io credo che bisogna capire se c'è un progetto tecnico nel quale ci sono dei paletti dai quali non ci si sposta e quindi ci sono uno, due, tre, quattro calciatori sui quali non si transige e che non verranno mai messi in vendita, oppure se sono tutti realmente sul mercato e chi viene venduto prima, quello si vende.
Non so se mi spiego. No, non so sei stata chiarissima. Quindi, se tu raggiungi la cifra adeguata di cessioni che ti consentono di abbassare il monte ingaggi al di là del guadagno in termini economici che tu avrai se vendi un calciatore, no? Se tu abbassi il monte ingaggi, arrivi a un certo punto agli 80-85 milioni e ti fermi. E quindi chi è stato venduto, chi non è stato venduto te lo tieni. Ma voglio sperare voglio di no. Capire, vorrei capire, io questo vorrei capire, non mi è chiaro, perché bisogna andare a comprendere poi quali saranno le dinamiche, perché lo staff tecnico può avere delle idee, ma devono essere Silver, Maurizio lo sapete meglio di me, devono essere supportate dalla proprietà. Quindi se la proprietà ha un'idea e lo staff tecnico ne ha un'altra, poi le cose cominciano a complicarsi. No, è chiaro. Io è chiaro. Voglio anche cercare di comprendere meglio nelle dinamiche aziendali, vorrei approfondire questo discorso per capirci qualcosa in più, perché ad oggi, poi non so, ditemi se voi non avete avuto questa percezione, perché mi sembra un po' così, però potrei sbagliare. Che dici, Mauri? Ma io ho la stessa percezione. Fra le due ipotesi, purtroppo, io penso che siano tutti in vendita, non ci siano dei capitali. Magari qualcuno, sì, ma qualcuno perché il valore del cartellino, la giovane età e l'ingaggio basso fa ritenere. Per me il prezzo ce l'hanno tutti, cioè alla fine forse anche questa mia riflessione è sbagliata. Per me il prezzo ce l'hanno tutti. È chiaro che se ti arriva l'offerta per Osimhen, no, non è la stessa per vendere Zielinski o per vendere Elmas. I prezzi cambiano a seconda del valore, ma tutti sono, come lo erano virtualmente tutti in vendita prima, lo sono anche adesso. Quelli più appetibili alla vendita sono quelli con gli ingaggi più alti. Questo è il dato di fatto. Napoli ha quell'obiettivo, deve abbassare il monte ingaggi. Il fatto che si fermi poi a 80-85 dipende dal tipo di offerte che arrivano. Solo quello, non è che arriva a 85, ci dobbiamo fermare. Poi ma se arriva un'altra 50 milioni per Di Lorenzo, voglio vedere se dice no. Non è detto che succeda una cosa. Hai ragione. È tutto da valutare. È molto, diciamo, fluido, è molto in fieri. La cosa triste, purtroppo, che dispiace, è che il Napoli a noi non ci viene spiegato. Guardate, Osimhen, per dire un giocatore di punta, il Napoli riparte da Osimhen. È stato un investimento. Invece no, pensare che il giocatore sia col cartellino attaccato al collo è fastidioso, perché almeno sarebbe un discorso chiaro: riparte da Osimhen, stiamo già cercando il sostituto di Osimhen se caso viene venduto. Secondo me ci stanno, comunque sono vigili, stanno cercando. E non è un'operazione in linea con il Napoli. Il Napoli, quando ha fatto i grandi acquisti, poi se li è tenuti in un modo o nell'altro, li ha ceduti per cifre allucinanti. Solo dopo averne tratto beneficio, gran beneficio. Ricordi Cavani? Allora, Cavani ce lo siamo goduti per un lungo periodo, e con i soldi di Cavani si è rifondata una squadra grazie anche al genio intuitivo di Benitez. Esatto. E con i soldi a disposizione spesi tutti di Cavani. Higuain arrivò alla Juve a riscattare la clausola, non era in vendita davvero, ma arrivarono comunque una cifra di soldi allucinante, record. Acquisti invece blasonati, ma che non hanno reso, come il Lozano, come pure gli Edu Vargas, noi li abbiamo comunque tenuti per il tempo che li dovevamo tenere, sperando si valutasse il cartellino e via dicendo, eccetera. Prendere un giocatore come Osimhen non sarà costato davvero 70, ma 50, eccetera, ma è stato un investimento mostro, che fa capire che c'è ancora tanto talento da sfruttare. E poi mettergli un cartellino 2 anni dopo, francamente, non è da Napoli, come il Napoli che ci ha fatto vedere che il Koulibaly ce l'ha trattenuto, il Mertens ce l'ha trattenuto, l'Insigne ce l'ha trattenuto. Vedere che poi 2 anni e te ne vai, non è da Napoli, secondo me. Italia vuole entrare, anche perché proprio Italia ha fatto la domanda su Osimhen ad Aurelio De Laurentiis, sì, questa mattina. Sì. Ida, vai, poi andiamo in pubblicità. Due cose volevo dire. La prima è che erano altri tempi, perché purtroppo è cambiato tutto, il Covid, i mancati incassi, 2 anni fuori dalla Champions hanno creato, almeno dal punto di vista della strategia economica del Napoli, un gravissimo danno. Questo è proprio la base che ha cambiato completamente tutto, non si può fare un confronto col passato. La seconda cosa è, proprio facendo riferimento ad Osimhen, quando io gli ho chiesto al presidente, lei quando arrivò disse che sarebbe stato un Napoli osimeniano, ora che cosa accadrà? Lui in realtà non ha risposto alla mia domanda, ma ha fatto capire qualcosa, perché ha detto come se io gli avessi chiesto come giudica le stagioni di Osimhen. Non volevo dire questo, chiaramente, io ero proiettata al futuro. Lui invece ha interpretato la mia domanda come un voler avere un giudizio su quella che era stata l'esperienza di Osimhen a Napoli. Ha voluto intendere così. Non lo so, io onestamente no, no,
perché comunque il tuo italiano è abbastanza fluido, abbastanza comprensibile. Però sai che il presidente a volte va per la tangente, non interessa quello che tu gli chiedi, ma quello che lui vuole dire, insomma, in quel momento si fa un ragionamento e lo vuole portare a termine. Comunque, detto tutto questo, lui ha risposto: non si può giudicare il lavoro di Osimhen perché ha avuto 2 anni complicati, infortuni, insomma, quant'altro, per cui un calciatore non puoi ridurre la valutazione a quello che è accaduto adesso. Questo potrebbe significare A, un messaggio a chi lo cerca e che vuole pagarlo di meno, e quindi dire voi non potete valutarlo di meno perché ha avuto 2 anni con degli infortuni; B, l'idea che in realtà se lo vogliono tenere perché hanno la consapevolezza che potrebbe andare ancora meglio di come è andato in questi 2 anni. E poi c'è un passaggio sulla psicologia, insomma, che non so quanto possa essere riferito al calciatore nigeriano, ma piuttosto a tutta la squadra. Il presidente ha detto, io poi non voglio spoilerare il servizio, quindi non dico più niente, comunque ha parlato anche del valore che potrebbe avere una psicologa piuttosto che uno psicologo nello staff del Napoli, che però poi andrebbe forse a cozzare un po' con quello che è il lavoro dell'allenatore. Sì, io ridurrei, da questo punto di vista ridurrei i problemi, ridurrei le presenze, per quanto lo psicologo oggi nello sport, lo psicologo sportivo sia fondamentale, ancora di più nello sport singolo, no? Perché lì c'è tutto il peso su una sola testa, qui va condiviso. Comunque, vi do questa notizia che mi arriva dall'ottimo Alessandro Sacco del Napoli Online. Alessandro sarà con noi alle 19, anche perché il Napoli primavera ha giocato il play out con il Genoa, pareggiato 2-2. Sono stati convocati Gaetano e Zanoli nello stage di Mancini. Che bello. Dei 53. Quindi molto indicativo anche questo, nel senso che Gaetano dovrà essere valutato per forza di rientro dalla Cremonese. Zanoli è uno che, chiamato in causa nel momento più delicato della stagione, ha fatto bene. Purtroppo il problema alla pancia suo, no, il problema suo alla pancia ha poi fatto venire un problema a noi alla pancia, ad Empoli, con la sostituzione con Malqui. Vabbè, battutaccia, ci fermiamo. Un episodio, break pubblicitario e ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta. Parlavo anche tra pochissimo Claudio Dominic, cui è affidata la lettura delle notizie sportive, farà il suo focus sulla mediana. L'assetto oggi della nostra mediana prevede questo. Ahimè, io, Maurizio Zaccone per fortuna, per sommo e consumo gaudio, Italia Mele, che è in collegamento dal salotto di casa sua. Finalmente ha trovato pace. Direi di andare a Piazza del Plebiscito, dove il presidente De Laurentiis è intervenuto, questo incontro, questa manifestazione importantissima, perché si cerca di combattere, bisogna farlo sempre con attenzione e con i tempi giusti, il tumore al seno. E presente De Laurentiis, che risponde alle domande, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e ci sono le domande dei cronisti, ascoltiamolo. Koulibaly è un simbolo del Napoli, e lui, se vuole non essere più un simbolo, è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. A voi vi risulta che io abbia obbligato mai nessuno, pur avendo anni di contratto in più, quando voleva andare via, di restare? No, mai. L'unico forse che ho obbligato, sapete chi è? E che saluto perché è un caro amico, Mazzarri, Walter Mazzarri. A un certo punto, dopo 2 anni, mi disse: presidente, io voglio andare via. No, tu qua devi rimanere. E lui però, devo dire, molto opportunamente e rispettosamente del contratto che aveva, è rimasto, e devo dire che ci ha regalato anche 4 anni di soddisfazioni. Abbiamo avuto a mezzo servizio per 2 anni consecutivi, no? Perché non è che ha giocato tutte le partite del campionato, quindi dare dei giudizi su un calciatore è sempre, secondo me, poco opportuno, perché ogni campionato è diverso, perché ogni squadra si modifica nel corso della preparazione del campionato futuro, quindi è sempre un'incognita. E poi quello che voi dovete sempre mettere sul campo è anche il lato psicologico. Io sono sempre stato dell'idea che ci vorrebbe uno psicologo per seguire, o una psicologa, perché una donna
fa sempre più piacere, no? Interrogarla e farsi interrogare, perché uno fa finta di farsi interrogare, ma in realtà la interroga. Voglio dire, però poi bisogna anche non mettere gli allenatori nei guai, perché uno psicologo o una psicologa può dire anche delle cose inopportune, creando una barriera di convincimenti nel calciatore stesso, che poi possono cozzare con quella che è invece l'idea di chi allena. E quindi noi ci siamo sempre astenuti nel rispetto dell'allenatore, che è quello che ha la responsabilità della squadra quando la squadra va in campo. Stiamo lavorando anche con la società per valutare tutte le possibilità di intervento e anche di prospettiva dello stadio, quindi questo è un percorso che richiede un po' di tempo, perché chiaramente dobbiamo ben studiare la situazione, valutare le opportunità, valutare le fonti di finanziamento e anche le prospettive. Lo sport oggi rappresenta una delle più grandi attrattive emozionali che hanno le persone, perché le persone quando girano, quando sono turisti, vogliono vivere delle emozioni, e lo sport è una grande emozione per tutti e per tutte le generazioni. Quindi valorizzare il turismo sportivo a Napoli è fondamentale. Noi abbiamo avuto un piccolo assaggio col Giro d'Italia, che è stata una grande manifestazione importante. L'idea insieme al Presidente, per esempio, di avere uno stadio e un'attrazione che sia 7 giorni alla settimana, perché tutti verrebbero a visitare un museo, un'attrattiva che è legata al calcio Napoli. Così ieri abbiamo avuto una bella iniziativa sulle auto d'epoca, ricordando il Gran Premio di Posillipo, 60 anni dal Gran Premio di Posillipo. Anche i motori, anche se in una versione elettrica, possono rappresentare, come la motonautica, un altro asset molto importante, perché Napoli è già stata sede di grandi eventi nazionali e internazionali. Una cosa che ho colto è certa: il Presidente comunque preferirebbe la psicologa. Sì, mi guardava e diceva che preferiva la psicologa allo psicologo, vabbè. Ma al di là di questo, io parto dal presupposto che le donne, comunque, quando si tratta di fare lavori del genere, non senza togliere niente a nessuno. Scusate, però, forse alzo le mani. Hanno un po' più di sensibilità, non vale per tutti, non vale per tutti. Perché però, comunque, per anche la stragrande maggioranza, sì. Anche gli uomini, comunque, se hanno una grande capacità poi empatica, sì. Qualcuno sì. Scherziamo, no, naturalmente, scherziamo. Sì, assolutamente, ma al di là di questo, il passaggio, bisogna mettere sul campo anche l'aspetto psicologico, secondo me andrebbe approfondito. Perché non parlava solo, cioè è partito da Osimhen per poi andare sul no, generale. No, è chiaro, era esteso, e lui, ragazzi, quando tocca l'aspetto psicologico, come ha fatto ora, ritorna a quello che ci raccontava al Comune, quando dice ad un certo punto, perché quelle sono riflessioni estese, riflessioni che arrivano all'improvviso, che poi scompaiono, che poi ritornano, quando dice sto pensando, e non è stato colto da tutti, secondo me per l'importanza del passaggio, sto pensando di avvicinare la Filmauro a Napoli, ma non per le sorti della Filmauro, perché ormai il gruppo per il 92%, per gruppo intendo calcio e quello che rimane della cinematografia, è il 92% è il calcio, è la Società Sportiva Calcio Napoli. Sto pensando di avvicinare la Filmauro a Napoli per essere più presente, perché ci sono dei problemi, perché il gruppo conta tanti elementi, perché uno ha un problema così, l'altro ne ha un altro, e quello è stato un modo, secondo me, chiarissimo per spiegare. Ci siamo sgonfiati ancora una volta nel momento cruciale e centrale della stagione, quando sicuramente anche lui aveva sentito l'odore della possibile vittoria, o quantomeno di arrivare fino alla fine con Inter e Milan a correre, e poi ancora una volta qualcosa viene meno. E sono aspetti che ci dovranno portare a riflettere su Zielinski, sui giocatori molto forti, nel tennis si direbbe sulle teste di serie, sui favoriti. Bravo. Che poi in corsa vengono meno. Quindi io vi dico ve la dico tutta, non ho paura di un'eventuale rivoluzione, che rivoluzione non è, di stravolgimento del parco giocatori, perché ragazzi un'epoca è finita, è chiaramente finita, e alcuni di quelli che avrebbero dovuto dare di più non ci sono riusciti. Poi può esserci sicuramente Spalletti che ha sbagliato l'interpretazione di qualche partita, era meglio giocare col centrocampo a 3 e non a 2,
ma sono sempre dell'idea che poi alla fine quelli che vanno in campo, soprattutto quelli dai quali ci si attende tantissimo, devono mantenere le attese. Il Napoli ci ha insegnato, eccezione fatta per il 2018, che quella è un'altra storia. Certo. E su questo siamo d'accordo, perché lì si è andato a sbattere col muso contro il sistema. Tutt'altra storia quella. Va presa. Però poi dopo, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Il Napoli ad un certo punto e si scioglie. Certo. Che dice? È assolutamente. Poi andiamo così. Al telefono, perché c'è sicuramente un amico in linea. Il Napoli ha una base dalla quale ripartire solida, solidissima, che è un gruppo squadra che ha raggiunto comunque un traguardo importante. E abbiamo giocatori importanti. Il punto è che quando, di solito, se la società è sana e non è indebitata, come capita nel calcio moderno, ma col Napoli invece non è mai capitato, tu ti aspetti che la squadra è questa e che verrà rinforzata, magari ci sarà una cessione a parziale compensazione, ma viene puntellata, rinforzata, ma non con i campioni, che non è mai successo, ma con dei prospetti interessanti, eccetera, eccetera. Vai a intervenire laddove trovi il punto debole. Quindi io mi aspetto che il Napoli rimane questo, che viene ceduto, sfoltito qualche ramo secco, quelle operazioni intelligenti di prestiti, eccetera, eccetera, fai qualche operazione di questo tipo e fai venire qualcuno per innalzare il livello tecnico. La dialettica di quest'anno è diversa. Abbiamo bisogno di vendere, fastidiosa, perché il Napoli non è affatto una società che è sull'orlo del fallimento né, sull'orlo di, né rischia nulla, nel senso sta bene, è sana, ma si è posta un obiettivo per essere sempre più sana, quello di abbassare il monte ingaggio, e questo passerà attraverso delle cessioni. Quindi le cessioni non le può prevedere, perché non le può decidere, dovrà fare le migliori rispetto alle offerte che arriveranno, in base a quelle si poi disegnerà il piano del nuovo Napoli. Nuovo Napoli che poi non sarà mai un vero nuovo Napoli, una vera rivoluzione, perché non la puoi smantellare questa squadra totalmente, però saranno le offerte a creare poi il nuovo Napoli. I giocatori che andranno via determineranno gli altri. Guarda, a Koulibaly, se ama Napoli, è una canzone sentita tante volte, fa piacere che De Laurentiis lascia a Koulibaly la scelta, è implicito nella dichiarazione, se accetti la decurtazione dell'ingaggio, ovviamente, è anche una sua logica. De Laurentiis dice: Koulibaly, se vuoi rimanere rimani, ma ovviamente ti adegui ai nuovi parametri, e lui è quello che è cresciuto di più come ingaggi, voglio dire. Nel contempo voglio vedere però se De Laurentiis rifiuterà un'offerta importante qualora dovesse arrivare per Koulibaly. Se Koulibaly vuole rimanere a Napoli, ok. Cioè, lui si dice disponibile a farlo rimanere a Napoli, ma se Barcellona gli offre davvero 40 milioni, 45, 45, è relativo l'autoingaggio al calciatore. Cosa dice Koulibaly? No, rimani. E secondo me anche Koulibaly sarebbe tentato stavolta, perché ragazzi, poi guadagnerebbe almeno quello che guadagna adesso, ma rispetto a una decurtazione, e poi si va a giocare. Si va anche a giocare, diciamoci la verità. Che poi è stato il percorso che ha fatto Cavani, e il percorso che volle fortemente Lavezzi, perché tutte quelle cessioni ITA nascevano da accordi diretti tra le parti. Koulibaly è un 91, l'annata dei 91 è terminata con Goulam, con Insigne, ma perché Koulibaly non dovrebbe nutrire anche l'aspirazione naturalissima di indossare una delle maglie più prestigiose d'Europa con un contratto? Sarebbe logico, per quanto il ragazzo è così particolare, sensibile, che non mi stupirei che invece non si creasse nessun problema a rimanere. Potrebbe tranquilla, non lo so, però è mi sembra un ragazzo così per bene, forse che non ha nemmeno affascinato da queste sirene. Ma andiamo al telefono, pronto? Grazie per la mezz'ora al telefono. Ma è Ernesto? No, fratello. No, sentiamo. Allora, col tuo ospite voglio fare una domanda. Mi dispiace, sì. Non lo conosco, se posso dare Ernesto, io sono educato. Ma come è possibile? Non conosci Maurizio? Sinceramente no. Non c'è niente di male. No. Lo scusa. No, non ti preoccupare, ti ricordo solo che sei stato espulso ieri, quindi, ma figurati. Vai pure. Di questo mi ritengo pubblicamente offeso, perché non ho detto niente di male. Come non hai detto niente? A Caressa gli hai dato del C puntato in diretta. E mo dopo ti faccio un'altra domanda, vediamo se lo dai tu un'altra persona. Solo 20. Signore caro, una domanda. Il presidente del Napoli stamattina con queste parole ha voluto far capire. E se Koulibaly verrà ceduto,
è perché Koulibaly che se n'è voluto andare. Concorda? Ah, Maurizio, è per te. Sì, concordo, però mi preoccupa il fatto che, visto che sarò mezz'ora al telefono, io ho detto questo. Non so che ha detto questo, però io le aggiungo pure. Di Lorenzo viene relatore, faccio dei nomi, Di Lorenzo, Osimhen, Fabian Ruiz, Elmas, se portano i soldi, se ne vanno tutti. Eppure questo l'abbiamo detto, tutto in vendita, è quello che mi preoccupa di più, il fatto che... E la Champions come l'andiamo a fare? Con Silver in attacco? A me piacerebbe molto però. Con chi? Con me in attacco. A voi un po' di meno. Poi rispondimi a me tu Silver, sì. Anzi la faccia d'Italia che è una giornalista. Ah, noi no. Buonasera Italia. Noi no. Con te non voglio parlare stasera. Ah, sono costretto pubblicamente offeso per dire. Sono costretto a mettere di nuovo mano al taschino. Il giallo lo abbiamo? Antonio, prepariamo il cartellino giallo e la domanda devi farla per forza a me, perché Italia al momento non è disponibile. Mannaggia. Hai sentito l'intervista? Hai letto l'intervista fatta ad Orrico? Ah, a chi? Orrico. Ad Orrico. Ah, Corrado Orrico. No, non l'ho letta. E ha paragonato il presidente del Napoli. Guarda, guarda. Che cosa? Guarda. E che cosa? Guarda lo schermo, guarda lo schermo, il televisore. Mi stai bullizzando. Che cosa ha detto Enrico, Ernesto? Sto parlando seriamente. Anche però. Noi, anche noi. L'ha paragonato il presidente del Napoli a Putin. Mo, come lo definisci una persona? Perché se lo dico io, mi fai ricadere la linea e poi mi paragoni a quel nasone. No, non... Ah, Chiellini, è vero, ieri ti ho paragonato a Chiellini. No, non mi piace, bruttissimo. È cioè, orrendo. E allora lì c'è azzeccaci puntini finale, non lo dico. Non puoi dirlo però in diretta, hai capito? Perché... No, aspetta, ma sai perché l'ho detto? Non per offendere Calisto, perché se lo vedo da vicino glielo dico pure in faccia. Bravo. Come sono creato io. E per aver detto in TV, cioè non ha mai parlato male della Juve, Maradona quel gol mi fa schifo. Sì, il gol a Schilton. Sì, io l'ho letto virgolettato, ma non sono riuscito a sentire l'audio per capire il contesto della frase. Io l'ho visto, su YouTube. Lui parla comunque esaltando Maradona, poi arriva là e dice... Però possiamo dire che... Vabbè, l'opinione generica... Mica puoi cassargli l'opinione. No, eh. Non è il punto dell'opinione. E tu gli hai l'opinione. Perché tu hai detto una parolaccia. Non è il aspetta. Punto dell'opinione, no, tutti hanno le loro opinioni. Alcune non hanno valore, alcune hanno più valore. Però riguardo andare a prendere quel gol e dire che ti fa schifo, voglio dire... Secondo me hai il diritto di dirlo se hai passato 10 anni a dire che ti fa schifo tutto lo schifo che davvero succede. Ah, bravo Maurizio. Se hai detto tutto questo, allora tu sei uno che io ti concedo tutto e accetto pure bravo. Tutto il buono, il bello, il simbolico, il politico che c'era in quel gol non lo vuoi vedere e vuoi vedere solamente la pseudo furberia, io lo accetto se tu però... già da anni hai denunciato e ti sei schifato di veramente la vergogna che ha vissuto il calcio italiano nel mondo. Bravissimo. Allora, cioè, se hai fatto questo allora te lo concedo, se non l'hai fatto allora perdonami, continua a stare zitto, a farti schifo deve essere sempre ben altro, non è ben altrismo. Allora, questo caro signore, il complimento che gli ho fatto ieri andava bene. Ah, non l'ho ascoltato, voi, però Ernesto, ci sono modi e modi per poter. Non conosco la parola. Educato. Puoi dire di peggio dicendolo meglio. Questo è il senso. Perché però poi alla fine non vuol dire. Aspetta, che per quanto tu sia stato poco opportuno ieri, per quanto tu abbia beccato con conferma dal giudice sportivo una squalifica che poi insomma ti abbiamo abbonato proprio come si fa nel calcio italiano. Tu sei messo la telefono. Aspetta, c'è il sorriso di Italia, quindi... Ah, e vedi, questo vale tutta la puntata, senza offesa per il tuo ospite. No, figurati. Io stasera ce l'ho con te. L'avvocato in questo momento, e allora chiedo alla Corte di tenere presente tutte le attenuanti generiche del caso e di anche sorvolare su quella che potrebbe essere interpretata come una reiterazione di reato, ma che in realtà è solo frutto di casualità. Sono stato bravo, potevo fare l'avvocato. Caspita. Esattamente. No, se permetti rispondiamo noi. Tu devi... Ecco qua. E ti confermiamo il provvedimento disciplinare. Sei contento? Fai ricorso. Sai come vi saluto? Non faccio ricorso.
inizio settembre, quando torno dalle vacanze, faccio il sit-in che il programma lo deve condurre Italia. Tu non lo devi Lo devi condurre più. Figurati, guadagnerebbe l'Italia. Mai. Ecco qua, attenzione. È il record di espulsioni, incredibile. Vabbè. Chiellini non è nessuno in suo confronto. No, eppure tu no. Chiellini non sarebbe mai stato espulso. No, è appunto. Chiellini è un esempio virtuoso. No, Silver, però scusate, io devo dire una cosa. Vai. Una cosa che insomma, però io allora premesso che non dirò niente di chiaramente di in pubblico, poi magari ci sentiamo dopo in privato, sì. Però c'è un po' di fibrillazione secondo me in questo momento in casa Napoli. Sì. Mi è arrivata una strana telefonata prima, che però devo approfondire perché io appunto ho comunicato di essere in diretta in televisione, mi si chiedevano delle cose, io devo approfondire, però secondo me un po' di fibrillazione ai piani alti in questo momento c'è, non posso dire niente di più di questo, perché non so niente di più di questo, vanno insomma un po' approfondite delle situazioni, però cominciamo a dirla questa cosa. Perché... Ma a che proposito? Almeno... In che senso fibrillazione ai piani alti, Italia? Non lo so, potrebbe esserci qualche considerazione, qualche riflessione che viene fatta anche da parte dell'allenatore, perché magari delle situazioni che non porterebbero in questo momento, almeno per quello che mi è dato di sapere, a delle decisioni drastiche che però insomma possono essere una base di ragionamento per poi considerare. Allora, non ripeto, qui lo sappiamo, questa è la televisione dello sport, del calcio in Campania, noi siamo la televisione solo. Seria, non esatto, siamo non la televisione della qualità, non diciamo mai stupidaggini, però ti devo dire che una strana telefonata mi è arrivata proprio prima mentre parlavate con Ernesto, che devo approfondire e devo capirci qualcosa di più. Va bene, siamo vigili anche noi. Ernesto, grazie, un abbraccio. Con tutto che mi hai espulso, spero di rivederti presto a questo caffè. Grande Ernesto. Buonasera. Anche noi, anche Maurizio Zaccone. Buonasera Ernesto. Ciao Ernesto. Abbiamo il break pubblicitario, poi di rientro ci collegheremo anche con la redazione, con Tony Iavarone e squilla il telefono, poi insomma anche con i messaggi criptici della nostra Italia sarà alta anche l'attenzione dei nostri telespettatori. Pubblicità e ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta 18:48 minuti. Andiamo in redazione. Caro direttore, ben trovato. Buonasera. Aspetta un attimo. Ah, non abbiamo ancora... vabbè, salutiamo prima Italia, poi andiamo da Tony perché non riuscivo a sentirlo. Ida, so che sei attesa da un evento mondano. Sì, e devo fare anche gli auguri, una volta uso per scopi privati in mezzo pubblico, faccio gli auguri alla mia sorellina che oggi compie gli anni e quindi tra un po' devo andare, cioè devo raggiungere, già un po' in ritardo, devo raggiungerla. Bella, ci uniamo, bellissima, altrettanto bella come te. Grazie, io le farò i vostri auguri, sicuramente gli riferisco. Tanti auguri, Ida, un abbraccio fortissimo, ciao. Ah, e appuntamento... perché poi dopo parti per la Spezia. Sì, domani partiamo per la Spezia, appuntamento alle 11:15 per Energia Azzurra, l'ultima dell'anno, insomma ci saluteremo come è giusto che ci saluteremo. Aspetta, ma Tony lo vuoi salutare ora? Certo, con gran piacere. Vediamo un po'. Ah, aspettiamo un attimo. No, Tony ci sente. Ma come non c'è? Se io lo vedo. Ok. Vabbè, quindi Tony, saluti idealmente Italia. Questo te lo posso dire. Ida, un abbraccio forte, ciao, buona festa e tanti auguri a tua sorella, a nostra sorella. Grazie, ciao ragazzi, buon proseguimento. Si crea ancora più confusione. Sì. Vostra parentela, non parentela. Secondo me, ora Tony lo sento. Buonasera direttore. Eccoci, buonasera. Eccoci qua. Come vanno le cose? Insomma, come al solito. Fine settimana. Com'è? No, fine settimana. Fine settimana, ovviamente la città offre sempre notizie di tutti i generi. Siamo qui, siamo
quindi, la vedetta sul territorio, almeno cerchiamo di esserlo, insomma. Quindi possiamo anche dare qualche anticipazione per il TG che verrà? Il TG si aprirà con quello che è il problema che oggi come oggi assilla molti cittadini, la sicurezza e soprattutto la violenza minorile. Siamo alla vigilia della Movida, stasera per certi versi è già Movida. E c'è in programma di qui a poco un girotondo delle mamme e dei genitori a Piazza Mendola, a Chiaia, dalle parti del liceo Umberto, in via Carducci, dove ci sono state molte scene violente, molte aggressioni. Noi ci collegheremo in diretta con questa manifestazione e tasteremo un po' il polso di quella che è la preoccupazione generale, ma in particolare dei genitori, dei ragazzi che escono per trascorrere quei momenti di gioia dovuta e che purtroppo molto spesso si trasformano in altro. Poi abbiamo un po' di visite eccellenti in città, è tornato il ministro della cultura Franceschini, ha visitato anche la Galleria Borbonica, insomma, e poi c'è stata la manifestazione alla quale voi avete dato già corso con le parole, mi pare, di De Laurentiis e Manfredi, che è Race of the Cure, che è un momento di grande prevenzione e di importanza molto, molto, come possiamo definirla, molto sensibile nei confronti dei tumori, del tumore al seno. E poi purtroppo l'addio a un grande personaggio, grandissimo personaggio, di quello non solo che è il By Night, ma di quella che è stata la gioia, perché poi siamo accomunati tutti dalla gioia, sono i momenti in cui ci ritroviamo e siamo insieme con gli altri. Guido Lembo, che ci ha circondato di sorrisi, che ci ha circondato di tanti momenti importanti, non solo rivalutando ancora di più quello che è Capri, ma dando un senso al By Night, un By Night che ha avuto proprio quei momenti di grande importanza per ciò che riguarda anche le eccellenze che sono venute da queste parti, a Capri e via dicendo. Purtroppo Guido, dopo un male bruttissimo, un male che ha combattuto per anni, purtroppo se n'è andato, non c'è più. Domani i funerali alla chiesetta, alla chiesa di San Filippo, che è la chiesa della piazzetta, la piazzetta di Capri, insomma, quella che sta sulle scale. E già da stasera sono arrivati a Capri tanti di quei personaggi, tra cui Montezemolo, che lo considerava e lo considera ancora un amico fraterno, insomma. Sì. E questo è quanto, e poi il servizio su Guido è tuo, quindi è molto bello, ve lo faremo vedere, insomma. Tony, ti ringraziamo, appuntamento a tra poco con il nostro TG. Grazie. Ok, a voi, grazie, a tra poco. Grazie. E allora, noi andiamo avanti, ci ha raggiunto anche Alessandro Sacco, il direttore del Napoli Online. Ciao Ale. Buonasera Silve, buonasera Maurizio e buonasera a tutti i telespettatori di Canale 8. Ciao. Buonasera. Allora, l'agenda metteva in primo piano il play-out per il Napoli di Frustalupi, per il Napoli Primavera, è finita 2-2. Sì, è finita 2-2, è una partita che insomma il Napoli ha avuto un'assenza pesante in attacco con Giuseppe Ambrosino, che in occasione della partita col Verona è stato espulso per essersi tolto la maglia dopo due minuti dopo il gol col Verona, e poi secondo cartellino per un fallo a centrocampo. Nonostante questo il Napoli è andato in vantaggio con Pesce, classe 2004, quindi addirittura uno dei più piccoli quest'anno del Napoli Primavera, poi pareggio di Basseggio del Genoa, avanti il Genoa all'83esimo su calcio di rigore per un fallo di Giannini, ma nel finale pareggia con l'Istanbul 2002 di Pro ex Milan, un gol pesante perché a questo punto il Napoli Primavera, che giocherà giovedì prossimo 26 maggio all'Arena di Cercola, con due risultati su tre, ovvero pareggiare o 0-0, 1-1 o vincere con qualunque punteggio per restare alla massima serie. Auguriamoci che il Napoli, quando nelle ultime settimane ha dovuto gestire delle situazioni di vantaggio, spesso hanno difficoltà. Mi auguro che ovviamente con un Ambrosini in più, che oggi è mancato per squalifica, possa vincere la gara con una squadra, il Genoa, che ha mostrato soprattutto fisicità in alcune zone del campo, però a livello di tecnica anche oggi, nonostante le assenze, nonostante tante situazioni, ha dimostrato di avere più qualità dal punto di vista tecnico, però come mi insegni tu Silver, la qualità conta, ma deve esserci il gioco di squadra, e mi auguro che questa volta il Napoli Primavera possa completare l'opera e ottenere una salvezza che sarebbe meritata per quello che si è visto,
però sarebbe un po' con il brivido, ma lo sappiamo che a livello anche di settore giovanile quanto può contare l'esperienza e soprattutto quanto può contare a questi livelli giocare, saper gestire i momenti come saranno giovedì prossimo contro il Rossobru. Certo, Maurizio, prima di salutare Alessandro, hai una curiosità sul mondo del settore giovanile che lui praticamente conosce a menadito? È proprio quello, quanto il Napoli si impegna per rendere competitiva la squadra primavera e comunque tutte quelle del settore giovanile. La domanda è proprio chiara e precisa, senza girarci intorno. Allora, se ci basiamo sui risultati per quanto riguarda la categoria specifica della primavera, il Napoli non è mai riuscito a centrare i playoff. Una volta centrò gli spareggi per andare ai playoff. Perdonami, non più che di risultati parlo di impegno, nel senso il Napoli in proporzione rispetto agli altri club, quanto investe davvero nel settore giovanile? Investe molto poco rispetto agli altri club. Però è chiaro, questo anche per mancanza di strutture, eccetera. Però bisogna anche fare i complimenti a Gianluca Grava, certo, che secondo me in questi anni è riuscito a prendere comunque molti ragazzi che quest'anno sono stati spesso convocati, come spesso hai letto nella lista dei convocati, molti ragazzi convocati anche nel 2003, nel 2004, dimostrazione che il lavoro di Grava è stato ottimo. Secondo me può investire di più sia per quanto riguarda il settore giovanile che nelle strutture, che questo è un po' il punto dolente purtroppo del Napoli a livello di vivaio, però devo ripetere, c'è da contaltare l'ottimo lavoro di Gianluca Grava, lo ripeto, sarebbe importante completare giovedì prossimo questo importante risultato, perché restare un altro anno, giocassero con un Milan, un Inter, una Juventus, una Roma, eccetera, ti può dare esperienza in più. E aggiungo, ovviamente sperando che conservi la categoria, che giocheranno questi ragazzi anche la Youth League, che è un po' giusto, la Champions, che abbiamo visto quanto è importante anche a livello di esperienza in campo internazionale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, Alessandro, grazie. Grazie Ale. Buona serata a tutti, grazie Silvia, grazie Maurizio e buonasera a tutti. Un abbraccio a te, grazie per le notizie che ci hai dato. Zielinski, cosa ha passato Zielinski? E soprattutto oggi gli abbiamo fatto gli auguri, li rinnoviamo, 28 anni compie questo ragazzo, del quale se andassi a prendere tutti i virgolettati degli allenatori che lo hanno allenato qui a Napoli, siamo ancora in attesa che si realizzino totalmente le previsioni su un talento purissimo, cristallino. Cosa succede? Cosa gli manca o cosa gli è mancato? E soprattutto, è un sacrificabile? I talenti incompiuti, inespressi, i talenti discontinui, ce ne sono tanti di talenti, certo, così. Ci sono alcuni che della discontinuità ne hanno fatto proprio un elemento caratterizzante della propria carriera, cioè l'hanno terminata la carriera con questa picca. Forti lampi sprazzi di genio e lunghi momenti di apnea. A volte è una caratteristica proprio tipica di alcuni giocatori, che infatti non diventano grandi campioni, ma rimangono lì, in quel limbo. Offrono momenti di grande calcio e altri momenti in cui scompaiono dal campo. Poi non so se Zielinski ha qualche altro problema, perché io senti parlare anche di long covid, di problemi, sì, perché queste non sono cose banali, sono cose serie, potrebbe anche essere, per quel che ho sentito dire, che ci sia un problema di tenuta proprio atletica del giocatore a causa di questo, o forse no. Di certo purtroppo Zielinski vive un momento di involuzione e le società devono subito fare i conti, non possono aspettare un tempo illimitato e quindi decidere se Zielinski è un giocatore recuperabile al 100% così come l'abbiamo conosciuto o sacrificabile. È un qualcosa che però è più chiaro a chi lo vede ogni giorno, a chi lo visita, a chi lo allena. Oggi è scivolato nella gerarchia di Spalletti, cioè fino alla prima parte della stagione è intoccabile, poi per i guai che tu anche hai accennato ha cominciato a perdere colpi, quindi è sceso nella graduatoria, nella classifica interna
e alla fine lo abbiamo visto veramente pochissimo. Secondo te penalizzato anche dall'impiego? Perché, no, credo no, poco a una componente psicologica. Ecco. Io ho timore no, che no, ci no, sia... dall'impiego tattico, scusa. Ah, impiego tattico, dalla posizione, okay. Perché ad un certo no, punto... No, pensavo dallo scarso impiego, una componente psicologica. Potrebbe anche essere questa versione che dici tu. Non ho certezze, non ho un'idea chiarissima a riguardo. Va bene, andiamo al telefono, pronto? Ciao Silver, sono Angelo. Caro Angelo, buonasera, ben trovato. Buonasera a te e al tuo ospite. Ciao. Dopo due riesco a pigliare la linea, così chiudiamo... Chiudiamo il campionato in bellezza. Sì. Senti, io ti volevo chiedere due o tre cose. Vai. Però non ridere, perché io mo ti sto guardando sul televisore, no, non ridere. No, per carità. Allora, la prima, tu mi dirai, qualche volta tocca pure a voi. Da che mondo è mondo, sì, tutti i giocatori, o con la mano, o col dito, entrano in aria. Sì. Calcio di rigore per l'Inter, ripetuto due volte, gol. Va benissimo. Su Vlahovic, calcio di rigore netto come il sole, non dato. Allora a me mi viene un dubbio. Quando, ma Angelo? In che partita? Sì. Premesso che sei Juventino, Italia, quindi ti devi... Coppa Italia. È chiaro che non è la stessa cosa che parlare da tifoso di qualsiasi altra squadra al mondo. Cioè... Sì, vabbè. No, questo per chiarire, perché altrimenti... Sei d'accordo anche tu, perché comunque... Sì. Ti riferisci alla partita... Di Coppa Italia, che l'Inter ha vinto 4-2. Coppa Italia? No, beh, perché? Qual era il rigore? Vabbè, sorvoliamo. No, perché no, parliamo. Allora vuol dire che con te bisogna darti sempre ragione. No, perché? No. Allora, no, premesso che se è chiaro che se... Se che dato Sanchez, l'hai visto? L'hai visto? Ma non c'è stata partita, Angelo. Ma lascia perdere che io non c'è stata partita. Aspetta, magari io non ho memoria, vediamo se Maurizio si ricorda di... Maurizio, sì, ti ricordi, sì, di un episodio sfavorevole alla Juventus nella finale di Coppa Italia? Di quale decennio parliamo? No, questa qui, proprio questa... No, non ho memoria, però vabbè, dandolo anche per scontato, qual è poi il proseguo del discorso? Andiamo avanti, vabbè, passiamo. A me mi viene un dubbio. Sì. Ma vuoi vedere che domenica succederà l'imprevisto? Vuoi vedere? Ah, allora tu stai dicendo che l'Inter alla fine potrebbe essere favorita ai danni del Milan? L'abbiamo visto per tutto il campionato. Sì, l'Inter sicuramente ha almeno 4 punti in più. La Cica di Sorrento, te l'ho detto l'altra volta, la Cica di Sorrento. Torino-Inter. No, sono d'accordo. Però si era partiti da quella storia del rigore fatto ripetere... Sì, a Sanchez. Sì, bravo. No. A prescindere, fatto ripetere, ma secondo lei ci stava il calcio di rigore su Sanchez? Scusami, il rigore l'ha tirato Lautaro, no? Lautaro, infatti. Lautaro, Sanchez, non mi ricordo. No, l'ha Lautaro. Sì, però... vabbè, comunque era il rigore per l'Inter, che c'era, secondo me. Però non lo so. Poi, tu dici che non c'è, però sono d'accordo con te, Angelo, l'Inter si trova almeno 4 punti in più. Certo. Perché l'episodio... 4. Sì, Ma va rubato pure a voi, Silver, pure a voi ha rubato. Anche se però quando ha parlato di ripetizioni di calcio di rigore per giocatori che entrano in area, che effettivamente è un qualcosa che succede una volta raramente, lo fai e 100 no, poi esattamente. Ricordo la prima volta che io vidi, che penso forse non si era mai fatto prima, fu proprio durante un Napoli-Juve, fu quel povero Amsic che tirò e segnò. E magicamente spuntò una regola inesistente fino ad allora. Ti ripeto, non furono manco i giocatori del Napoli a entrare in area di rigore, furono i giocatori della Juve a entrare in area di rigore. Fu annullato il rigore, fu ripetuto, i giocatori rientrarono comunque in area, il rigore fu sbagliato e venne dato per sbagliato e basta. Quindi si è sbloccato questo ricordo praticamente. Voglio fare una domanda al tuo ospite. E quindi sono d'accordo che la regola domenica, o si applica o non si applica. Domenica, sperando che non va male, domenica, a un secondo dal termine, la Salernitana ha sbagliato il calcio di rigore. Sì. 77 persone in aria. È vero. Beh, ma no, è quello che diceva Maurizio. Perché? È un altro mondo. No, altro sono mondo. D'accordo, bisogna stare attenti perché altrimenti si lascia quella discrezionalità così pesante, perché si parla di episodi di rigore, di far ripetere o non far ripetere, senza un criterio preciso, perché il criterio sarebbe: io tiro, se entra un giocatore della squadra avversaria in area di rigore, ma io segno, mi dà il gol. Esatto. Se invece non segno,
No, poi, me lo fai ripetere, ma, perché ma sono stato ostacolato. Non esiste, non esiste. Allora, io vi dico la verità, servirebbe una ragazzi, logica di questo tipo. Visto che è praticamente impossibile, perché non succede, allora o li vai a rivedere tutti quanti, bravo, e certe volte bravo, non esci più, bravo. Perché ogni volta che si batte o si parte entrano naturalmente i giocatori, oppure tira e come va, va, non lo fai ripetere, una volta sì, sì e dieci. Io mi auguro di no, io mi auguro di no, ma se malauguratamente la Salernitana non rimane in Serie A, ma l'arbitro riesce poi a dormire. Aveva la serie, però ti dico che la Salernitana ha tre match point li ha buttati, no. Quindi non credo che appellarsi ai giocatori entrati in aria è un po', non è quello il vero rimpianto qualora ci dovesse essere. No, io sto facendo un esempio, che la Salernitana due volte l'ha buttata la Serie A, non due volte. Vabbè, sì. Adesso la voglio mettere sul ridere, perché con te me lo posso permettere, sì, certo. Perché ci sta la massima, il massimo rispetto, anche certo, con i tuoi ospiti. A Piedimonte le comunioni noi le facciamo a giugno, non so a Napoli quando le fanno. A giugno, maggio, a giugno, maggio e giugno. Sì, ma voi l'avete fatto domenica nello stadio. Ci mancava solamente il grembiulino e il fiocchetto, mano nella mano, Spalletti, il vostro grandissimo presidente, è Insigne. Ci ha rovinato una festa quell'uomo, ci ha rovinato una festa. 80.000 persone applaudivano, lui mano nella mano l'ha portato in campo. Ah. Cioè, non è possibile. Si è pisciato l'ultima scena, l'ultima. Cioè, secondo te è giusto, Silve? Secondo te, come la vedi tu? Ma... dammi una risposta. Va bene, Angelo, ti rispondo... No, non va bene. Sai perché? Perché io sono convinto non mi fai rispondere. Insigne se n'è pentito. Perché il cuore secondo me l'ha lasciato a Napoli, però purtroppo i soldi, i tuoi merigeni sono il dio denaro è una brutta bella, però Insigne il cuore l'ha lasciato a Napoli, sono convinto il 100%. Tu mi dici di no, vabbè, io ti sto guardando, no, tu lo metti con la testa. No, io non sto dicendo niente, sto dicendo assolutamente che... sono d'accordo. Io non ho capito qual è stata la cosa sbagliata, non doveva dare la mano a De Laurentiis. Cioè, lui dice che De Laurentiis non doveva entrare mano nella mano con e perché? Per prendersi lui la scena. Ma lo sappiamo, lui ha provato, si è voluto prendere la scena, ma in qualche modo ha preso una posizione. Ha detto io saluto e onore, e ha anche presenziato alla festa privata di Insigne, sì, se sì, non sbaglio, sì, sì. Che ha tenuto. Quindi è voluto uscire di scena. Io non sono uno di quelli che fa molti complimenti a De Laurentiis, però la verità è che se avesse fatto il contrario io l'avrei condannato, se non se si fosse messo da parte avrei detto tu presidente avevi secondo me un dovere morale di salutare il giocatore che per 10 anni ha dato tanto per la maglia, quindi l'ha fatto, ma poi stamane se la poteva risparmiare, però dico non è un gesto offensivo, sono altre le cose gravi, Angelo. Sì, e te ne dico una così dopo lo lascio lo spazio ai tuoi interlocutori. Tu, il tuo ospite lo sa che sono tifoso della Juventus? Se penso lo abbia capito. Sì, allora io ti dico una cosa, guarda, te lo dico da bianco nero, e tu lo sai che io con te parlo sempre a cuore aperto. Sì. Io domenica come juventino mi sono vergognato per un semplice motivo, perché hanno fischiato l'uscita di Dybala, hanno visto le lacrime, quei quanti, basta, non voglio dire parolacce perché siamo in diretta. Per carità. Si dovrebbero solo vergognare, lascia perdere, firma, non firma. Comunque è un uomo, sì, però sono d'accordo. Sai perché io ti stimo? Perché io so che tu ti sei vergognato anche per la vicenda di Suarez a Perugia, per la quale arrivano le condanne. Tu mi batti a Monza, probabilmente ne verranno condannati 14, 15, non lo so. No, già sette condanne. E pensa te, c'erano le succursali, c'erano le cooperative, la COP di... come si chiama quel paese del Salernitano? Ragazzi, ma è una cosa incredibile, quello che sta venendo fuori è qua... Angelo, tu sa... aspetta perché Angelo. Aspetta un attimo, sì. Perché ci interessa molto il parere di un presidente di uno Juventus Club del nostro territorio. Per farvi capire quanto è grave e quanto è triste il contesto. Viene organizzato tutto questo mega imbroglio per portare Suarez qua, per aggirare tutte le regole esistenti su questa sporca terra, dove qualcuno lavora e si fa il cuore così, qualcun altro ha la faccia bronzea, come accadeva nei tribunali del 2006, dove io andavo a seguire il processo e vedevo l'arroganza di chi, per quanto doloso, per quanto accusato, per quanto sporco,
era lì a guardarti per dire: tu non sei nessuno e io faccio quello che voglio. Aspetta, Angelo, ora cosa succede in Italia? C'è gente che per la vicenda di Perugia ci ha rimesso il posto di lavoro, c'è gente che ha patteggiato un anno di carcere, vengono fuori ieri, viene fuori il filone di Monza con 7 condanne e 2 assoluzioni, con a processo l'istigatrice morale di tutta la vicenda, che è una famosissima avvocatessa rappresentante degli interessi della Juventus, con il direttore sportivo che è stato mandato in esilio al Tottenham. Il Tottenham era consorziata della Juventus nell'idea della Superlega, non a caso l'operazione di 70 milioni con l'ottimo Kulusevski e il un po' meno bravo Bentancur, soldi necessari, gli stessi soldi per andare a prendere Vlahovic e chiudere l'operazione. Cosa succede? I poveri disgraziati ci rimettono e gli arroganti sono lì a mettere in bella mostra la loro faccia bronzea. Tu cosa pensi, tu da tifoso della Juventus? Ti dico le stesse parole che dici tu. Non mi esprimo, non ho parole. Non ho capito perché Monza poi, non ho capito. Vabbè, poi chi vivrà vedrà. Io mi auguro semplicemente, guarda, ti dico questo veramente chiuso, mi auguro semplicemente che domenica la Ferrari vinca. Tu mi dici perché? Così si sono convinti quei 3 o 4 signori che stanno al vertice. Silver, me lo devi permettere, ma Silver, perdonami, ce ne hai a fanculo. Angelo, non posso consentirtelo, no, Angelo. No. Tutte e quattro se ne devono andare, tutte e quattro. Potevi dire questo? Perdonami, ho visto il gesto, No. Se ne devono andare. Angelo, cartellino rosso, guarda qui, Angelo, non sei Chiellini. Non sei che siamo noi che non siamo gli arbitri italiani, nel senso che li diamo quando sono necessari. Chiedo scusa ai tuoi. No, vabbè, pazienza, abbiamo capito lo però vabbè. Un abbraccio, Angelo, costruttiva. Ciao, Angelo. La chiacchierata, il tuo non mi esprimo per poi fuggire in Ferrari è abbastanza rappresentativo di certi luoghi e certi laghi. No, però ti vedevo attento perché tu segui la vicenda, sì, vabbè, malissimo, dai. È una tessera di un mosaico vasto, vastissimo, e prima o poi bisognerà buttare un capo a terra e non aggirare sempre, cioè di fronte a degli scandali. Sarebbe bello anche che ci fosse una presa di coscienza italica, nel senso che, cioè, io ti dico la verità. La società che noi tifiamo spesso la contestiamo per delle cose, spesso non ne condividiamo degli atteggiamenti, altri magari li apprezziamo. Io personalmente ho sempre apprezzato il modo di fare mercato del Napoli, teso a valorizzare i cartellini e non gli ingaggi, a avviare trattative cercando il più possibile di aggirare i procuratori e interloquire con le società, e il Napoli ha sempre lavorato in questo modo. Nell'operazione Osimhen le ombre furono chiarissime. E a me questa cosa non piacque minimamente. Il fatto che poi il Napoli sia stato coinvolto insieme alle 2486 operazioni della Juve, perché il rapporto è quello, non sono certo uno di quelli che dice allora siamo tutti uguali, perché questa è poi la canzone che usano quelli che non hanno nessun problema, che si commettono le peggiori barbarie. Dico però che non mi è piaciuto affatto quello che ha fatto il Napoli, e se è giusto che si indaghi fino in fondo, perché il Napoli deve perdere questa virginità, che si è comportato sempre in un certo modo, improvviso sembra che faccia un gioco per mutuare il modello. E no, non è il caso, perché non l'hai mai fatto, non l'hai fatto in 20 anni, l'abbiamo condannato, e io per coerenza condanno anche quel tipo di operazione. Chiaramente lo devo poi pesare, io non posso prendere l'assassino e paragonarlo al ladro di galline, è qualcosa molto chiaro, ma io sono d'accordo con te, e quindi vado poi a bilanciarlo, ma non è che lo minimizzo, no, mai. Allora andiamo in pubblicità, prima prendo atto di questa protesta che mi è arrivata in carta bollata, sì, da parte di Ernesto, che scrive: pretendo le tue scuse pubbliche, allo Juventino hai permesso una parolaccia, a me hai attaccato il telefono in faccia, e sono più o meno la stessa cosa. Si valuteranno i ricorsi? Non ti preoccupare, abbiamo messo da parte il tuo ricorso e valuteremo. Per ora resti lì, sanzionato, così come Angelo, il nostro amico juventino. Pubblicità. Eccoci, allora abbiamo poco meno di 6 minuti, salutiamo Antonio Giordano. Jordan, come stai? Ho
sentito tutte le cose che avete detto, attenti. Quelle fuori onda o quelle in onda? Tutto. Fuori onda anche. Anche il fuori onda, va bene. No, occhio che posso ricattarvi. Sì, ma non lo faresti mai, non lo faresti mai perché hai il cuore troppo buono. Vabbè, posso fare i complimenti giusto per ringraziarmelo? Sì. Il forum che c'è stato stamattina al Corriere dello Sport in diretta, sì, con Zazzaroni, Capello, chi c'era più, Mancini. Ma è stato davvero, c'era Luigi De Laurentiis, sì, ed è stato davvero molto molto interessante. Si è parlato di marketing, di calcio, di visione futura, è davvero molto interessante. Beh, grazie per i complimenti. Devo dire che l'idea di Ivan Zazzaroni e di Alessandro Barbano è stato di grandissimo spessore, così come il parterre de Rouen, mi verrebbe da dire, e devo dire che gli argomenti erano di assoluta fattura, una panoramica sul mondo del calcio, su tutti gli eventuali mali e le eventuali cure, è una cosa che vale la pena di rileggersi, lo dico ovviamente a uso e consumo personale, perché insomma ci sono dentro passaggi di autorevoli esponenti di questo mondo. Beh, ma so che avete in cantiere per domani un bel pensierino, un altro regalino per i lettori del Corriere dello Sport. Ma le cose le fanno per bene, tranne quando fanno scrivere a Giordano. Ma ecco qua, stiamo facendo vedere, sì, bellissimo, c'è il pensiero per Lorenzo, anche il vostro, Antonio. Sì, c'è il pensiero di Lorenzo, ma c'è un pensiero per Lorenzo, perché credo che 12 anni e tutto quello che sappiamo, i gol, le partite, le emozioni, le lacrime di gioia, anche quelle del dolore, meritassero un congedo del genere per chi ancora è un amante di questo mondo che le emozioni ne lascia. E il poster di Insigne, molto bello e plastificato, è una dedica speciale per tutti i lettori del Corriere dello Sport, che per fortuna nostra sono ancora tanti, e quindi il grazie sentito doveroso è a Lorenzo Insigne, ovviamente al club, ci mancherebbe, ma l'idea del Corriere dello Sport. Una cosa bellissima, un poster con l'edizione di domani del Corriere dello Sport al prezzo di 2 euro, vero? Così? Sì, meno di un pacchetto di veramente simbolico. Veramente simbolico, sì, perché l'avventura di Lorenzo è giusto, è giustissimo che venga celebrata per quello che ha dato questo ragazzo, con tutte le difficoltà del caso, perché non dimentichiamo mai l'adagio che non sbaglia, è difficile per chi è nato qui, sì, essere il giusto profeta. Antonio, visto che siamo in chiusura, ma proprio al volo, c'è chi teme tra i nostri tanti telespettatori più o meno agguerriti, tu ormai li conosci, c'è chi arriva con la spada. Chi arriva con la spada? Come ce l'hanno con te, fondamentalmente. Sì. Chi arriva col gladio, chi arriva invece per fare una chiacchiera e poi si imbestialisce. C'è paura di una rivoluzione. Ma il Napoli sta pensando alla rivoluzione? Secondo me ci sono i connotati della rivoluzione, ma le rivoluzioni non sono necessariamente negative. Appartengono a un tempo, ci sono delle epoche, dei cicli che fisiologicamente hanno la necessità, come dire, di essere adeguati, aggiornati. Poi non so in che termini ci possa essere la rivoluzione, perché mai come quest'anno il mercato del Napoli viene orientato dal mercato, sembra un gioco di parole. Sì. Se dipende da quello che succederà in Koulibaly, a Fabian, ad alcuni altri giocatori, e a Osimhen soprattutto, e attraverso i movimenti eventualmente che si verificheranno, sarà necessario a quel punto forse indispensabile intervenire. Che tutto ciò si tramuti in rivoluzione lo verificheremo col passare dei giorni. Allo stato attuale c'è un cambiamento epocale che prima era ogni tanto quinquennale, no? Ricorderai? Sì. E che adesso deve essere necessariamente, come dire, adeguato al calcio moderno. 5 anni sono troppi, onestamente. In 5 anni sai quanti PC e cellulari cambiano? Ti ricordi che la domanda che ho fatto io al presidente in comune, che mi ha risposto ormai il progetto quinquennale. Ti ho citato non a caso, ho buona memoria. Se? Riconoscendo in te una statura altrettanto elevata, non quanto la mia, quanto i nostri occhi. Ti saluto così.
Ernesto, che ha appena beccato un cartellino rosso qui da noi, scrive: ringrazia Giordano, domani devo comprare il giornale a mia figlia. Quanto costa? Ti ho già risposto. 2 euro. 2 euro. Bello, devo comprare a mia figlia. Il mio primo pensiero è stato: lo devo comprare per mio figlio. Esatto. Per la verità è che Insigne, il tifo più pulito e più sano è quello dei bambini. Lì bravo. Contestazioni non ce ne sono mai state. Insigne è stato il capitano, hanno pianto tutti, sono dispiaciuti di tutti i bambini, quindi è una saggia operazione, se lo compreranno in tanti per i propri figli. E noi chiudiamo così. Antonio, un abbraccio fortissimo, ci vediamo martedì. Grazie a voi, grazie per le belle parole, ci vediamo martedì, ed è una degna uscita di Insigne. L'applauso di domenica del Maradona è stato commovente. È così. Grazie ad Antonio Giordano, un abbraccio forte. Salve. E grazie a Maurizio Zaccone. Grazie. Grande a voi, grazie a te Silvia e a tutti voi da casa e da studio. Grazie a voi per averci seguito, vi lasciamo alle notizie del nostro TG. Ciao.